È il giorno del debutto nella Vis Foligno di Gianluca Porricelli, bomber acquistato 2 giorni fa dal Cortona. Un segnale chiaro a tutte le avversarie delle intenzioni della capolista. Passiamo alla cronaca. Primi minuti di studio di entrambe le squadre, la prima vera azione si registra all'11° da parte degli ospiti con un tiro insidioso da fuori area. La partita scorre ma senza nulla di fatto. Per la capolista oggi non sarà una passeggiata come potrebbe sembrare sulla carta, in quanto gli spoletini ribattono colpo su colpo. Al 36esimo, pregevole azione della BM8 Spoleto con Ferracchiato che da fuori area lascia partire un tiro che sorvola di poco la traversa. Al 41esimo, provvidenziale intervento di un anticipo di Pioli su Ferracchiato lanciato a rete, si conclude così il primo tempo con la Vis Foligno in difficoltà e i spoletini sugli scudi. Nella ripresa al 5° magistrale punizione di Porricelli che colpisce il palo interno e la sfera incredibilmente sfiora l'altro palo ed esce fuori. All'8° la BM8 va vicino al gol, ma alla fine è solo tanta paura per gli uomini di Mingarelli. Subito dopo al 12° risponde la Vis con Porricelli che sfrutta a dovere un perfetto assist di Baliani. Entra in area, dribbla anche il portiere che lo stende. Calcio di rigore che Baliani con freddezza trasforma. Vis Foligno 1, BM8 Spoleto 0. Al 18° la BM8 ci prova ancora con Ferracchiato da fuori area, conclusione sugli spalti. Al 20° succede di tutto, la Vis Foligno incredibilmente non riesce a infilare per ben 2 volte il pallone nella rete. Al 36° Palumbo ci prova da fuori area senza nulla di fatto. Termina così l'incontro con la vittoria della Vis Foligno 1-0 sulla BM8 Spoleto. Siamo con il mister della BM8 Loretoni. Allora, avete tenuto testa alla capolista ma siete usciti sconfitti dal blasone. Il pareggio sarebbe stato giusto oppure no? No. Sì e no, diciamo via. No, perché alla fine hanno vinto loro, però per il gioco espresso un punto lo prendevo e. Però va bene, continuiamo. L'ho detto anche ai ragazzi. Sembra che uno li sta prendendo in giro, dice bravi, bravi, bravi. È la 5ª, 6ª partita, credo. Ma adesso è inizio campionato. Che giochiamo meglio degli avversari, teniamo testa, una sfortuna, un fallo fischiato al contrario, un palo. Pazienza. Speriamo che alla fine il calcio paga. Siamo con il mister della Vis Foligno Mingarelli. Allora, una giornata da incorniciare anche per il debutto di Porricelli e quindi non si può chiedere di più. Beh, effettivamente sì, considerando anche il fatto, intanto buonasera a tutti, considerando anche il fatto che abbiamo giocato contro un'ottima squadra, veramente un'ottima squadra che merita i nostri complimenti. Una partita molto sofferta da parte nostra, soprattutto nel primo tempo, dove abbiamo subito spesso l'iniziativa della squadra avversaria, della BM8. Poi nel secondo tempo siamo cresciuti un po', forse loro sono calati un pochettino, la partita è stata più equilibrata. Abbiamo trovato questo gol, avevamo avuto un'avvisaglia anche precedentemente, poi abbiamo avuto anche l'occasione per fare il 2-0. Non credo che sarebbe stato il risultato giusto, io obiettivamente posso dire che il risultato giusto poteva essere anche un pareggio, ma chiaramente noi portiamo via questa vittoria molto pesante che probabilmente vale 6 punti anziché 3 contro, ripeto, un'ottima squadra. Faccio i complimenti anche ai miei ragazzi perché hanno giocato alcuni di loro in condizioni fisiche non perfette e hanno saputo soprattutto soffrire dopo il nostro vantaggio. Siamo riusciti a portare in porto questa partita veramente molto molto importante per noi. Okay, ringraziamo il mister Mingarelli, linea allo studio.